usiamolo fino in fondo, potenziamolo quando si può fare, però insomma questo è l'obiettivo di medio termine che possiamo darci. Ci sono stazioni da costruire, una di queste può essere quella di Massimina, c'è quella di Pigneto che è una stazione importantissima perché collega la metro C e collega poi un quartiere come Pigneto, ma insomma tutti i quartieri della Prenestina con tutto il nodo di Roma e tutte le stazioni del nodo di Roma. Quindi ecco, io volevo mettere in chiaro questa cosa perché mi sembrava un titolo sbagliato su cui si sono innestate speranze e un sovraccarico di speranze che forse non possono essere soddisfatte in questa fase. Poi se avremo tempo, probabilmente nella prossima puntata, voglio affrontare un'altra delle idee che ho letto e di cui mi sono occupato con il tram treno. Il tram treno è una soluzione che molte città europee hanno adottato ed è la possibilità di utilizzare un mezzo che è promiscuo tra treno e tram e ha degli accorgimenti naturalmente che lo adattano, perché c'è una leggerissima differenza tra lo scartamento del tram e lo scartamento ferroviario, però questo può essere una cosa molto utile che utilizza quello che già c'è e quindi non richiede spese enormi da questo punto di vista, cioè quello che già c'è come trasporto ferroviario. Dobbiamo tener conto anche di un'altra cosa, che con la costruzione finalmente l'avvio dell'utilizzazione della stazione Tiburtina verrà meno il ruolo della stazione di Roma Termini come stazione, diciamo, centrale di Roma. Le frecce rosse, le frecce argento passeranno quasi tutte a Tiburtina, perderà quindi di ruolo e di valore, e quindi tutto quello che in più arriverà a Roma Termini cercherà di tenerla in piedi anche non solo come stazione, diciamo, trasportistica, ma anche come luogo di commerciale e anche vissuto, in modo che non cada nel degrado come spesso succede in altre situazioni, in tante stazioni della nostra linea ferroviaria. Ecco. E adesso io vorrei invitare il nostro amico Marco Wong a parlarci di un tema particolare, oltre a tutte le cose che abbiamo affrontato e che naturalmente se vuole continuerà ad affrontare anche in questa puntata della nostra trasmissione, però una cosa che non abbiamo affrontato precedentemente, che è quella dei Confucio, degli istituti di Confucio, che sono il tentativo appunto di aprire la nostra attenzione, una finestra della nostra cultura sulla grande tradizione cinese, la grande cultura cinese, diminuendo le difficoltà e le differenze che a volte incontriamo tra le due culture e spesso invece, come poi potremmo dimostrare, ci sono molti punti di contatto anche caratteriali tra gli italiani e i cinesi, e questo lo affermano molti imprenditori, non ultima una imprenditrice che ha rilevato il marchio Crizia, però appunto dice che
siamo molto simili dal punto di vista della capacità di intraprendere nell'impresa. Sì, grazie Luciano per lo spazio e buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E, sì, effettivamente l'Istituto Confucio è una istituzione con la quale il governo cinese si propone di incrementare quello che viene definito il soft power, ovvero la possibilità di far conoscere meglio la propria cultura, attraverso la cultura conoscere il paese Cina. Intanto Confucio è una, perché la scelta di Confucio come simbolo? Perché è un riferimento culturale che è comune e conosciuto non solo in Cina ma anche in tanti altri paesi asiatici che si sono ispirati al modello confuciano per come riferimento culturale. E gli istituti Confucio nascono innanzitutto in collaborazione con delle primarie università italiane e mondiali, quindi sono dei veri e propri rapporti di collaborazione. E in Italia tra i primi istituti Confucio c'è quello appunto di Roma, che è dentro la facoltà di lingua e letteratura orientale, in una zona emblematica di Roma, vicino a Piazza Vittorio, che è il cuore del quartiere più multietnico di Roma. Insomma, vale la pena di ricordare che il cinese, ora come ora, è la seconda lingua più studiata nelle università italiane e questo ha fatto un po' da traino anche agli istituti Confucio in Italia, che rappresentano un'opportunità per tanti italiani per avvicinarsi, conoscere la lingua cinese e la cultura cinese. E io sono molto di parte perché mia figlia va in una scuola, il Convitto Vittorio Emanuele, che è un'aula Confucio, insomma si diplomerà quest'anno in una sperimentazione grazie alla quale oramai centinaia di ragazzi romani hanno potuto conoscere meglio la Cina e imparare il cinese. E diciamo, come nel caso dell'Istituto Confucio, già oramai da una decina di anni si è partiti dall'università per poi appunto andare nelle scuole superiori, e adesso insomma sempre il Convitto lancerà tra non molto un'altra aula Confucio per i bambini, si può proprio dire bambini, delle elementari e delle medie. E quindi insomma adesso ci sono già molte centinaia di ragazzi che ogni anno frequentano queste aule e imparano una lingua e una cultura di un altro paese. Questo qui direi che è sicuramente meritorio. In tanti casi insomma ci sono delle agevolazioni, per esempio, e questo qui è anche insomma un qualche cosa che aiuta sicuramente a superare insomma le diffidenze verso altre culture, così come hanno aiutato per esempio insomma tante persone. Per esempio citiamo Marco Müller. In una precedente trasmissione abbiamo ricordato come la Cina è diventato il primo mercato mondiale in termini di proiezioni e sale cinematografiche, e Marco Müller, che è stato il direttore del Festival del Cinema di Venezia, adesso è in Cina come consulente per il Festival del Cinema di Pechino, e anche in questo caso è un buon esempio di ambasciatore di ponti tra culture, perché Marco Müller, oltre a essere
un grandissimo esperto di cinema, è stato appunto un sinologo, cioè un esperto di cinema. E insomma, direi che nelle relazioni internazionali c'è un grande bisogno di questi ponti culturali, e da qui poi andiamo anche agli interessi economici. Per esempio, Luciano ha citato l'esempio di Crizia, che è stata tra le pioniere nel proiettarsi sui mercati internazionali, soprattutto in Cina. E adesso, così come abbiamo citato nella settimana scorsa il caso della Pirelli, questa proiezione internazionale sta ritornando indietro sotto un'altra forma, perché uno dei suoi partner commerciali, guidato da una donna molto energica di 50 anni, ingegnere, è poi giunta ad acquisire il marchio Crizia. Insomma, anche in questo caso si tratta di una relazione umana che si è basata su una relazione commerciale e ha favorito appunto questa acquisizione di un marchio importante come Crizia da parte di un suo ex partner commerciale cinese. E anche qua, insomma, si può dire che la conoscenza tra le persone, tra le diverse culture, ha poi propiziato, insomma, la sopravvivenza di un marchio importante come Crizia. E insomma, il lavoro di queste persone che studiano la lingua e la cultura cinese poi è foriero, insomma, di aumentare lo scambio culturale, e non solo culturale ma possibilmente anche commerciale, perché poi diventano tanti piccoli ambasciatori della cultura italiana e cinese, insomma, tra i rispettivi paesi. Quindi insomma, non possiamo che augurarci che queste aule Confucio, istituti Confucio, si moltiplichino, come già sta succedendo, e riescano nel loro intento di far conoscere meglio le culture dei popoli. Grazie Marco, come al solito è sempre chiarissimo e puntuale. E adesso mandiamo sempre un altro pezzo del CSI, Guardali negli occhi, sempre dal concerto di Alba, in onore di Peppe Fenoglio. Sicuro, fucile, sicuro, 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 calcio del sicuro. Due uomini, due ladri, in quel mentre ci fu un segnale luminoso, di vitri bianchi, ladri si alzò in cielo, seguito dopo 5 minuti da un rosso. Silenzio, 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 gli uomini, silenzio. Le donne, i bimbi e i vecchi a casa. Gli uomini, due ladri, donne, i bimbi e i vecchi a casa. A segnale rosso, torino dell'ombrezzo. Segnale rosso, mitraglia. A un tratto, segnale rosso, rosso, pallottole. Segnale rosso, rosso, pallottole. Sono svegliato